intanto partiamo subito con la prima domanda, no? Ok. Diciamo che abbiamo per l'appunto parlato del titolo, e già dal titolo si può intuire che insomma si tratta di un romanzo rispetto a quello di Stefano, abbiamo detto, che è un misto, per quello che ho potuto vedere, insomma, un misto tra leggenda e fantasia un pochettino, una storia, diciamo, Oppure c'è praticamente anche una piccola parte di verità? Cioè, come possiamo introdurlo su questo? Ma intanto una domanda che faccio sempre: chi è stato a San Marino? Chi conosce San Marino? Non è stato, però insomma conosce bene Bello. Ok, comunque, diciamo, sapete insomma. Ok. Allora, questo è un romanzo storico. Ovviamente, essendo un romanzo storico, c'è la parte storica che ovviamente è messa sotto forma di saggio, perché comunque non è che quello può essere romanzato. Dopodiché c'è, ho creato dei personaggi all'interno e l'ho resa, diciamo, con dei dialoghi. C'è una parte di verità che ovviamente è quella storica, c'è ovviamente adattata alla necessità narrativa, per cui c'è anche una parte ovviamente di creatività, insomma, della persona che l'ha scritto, che sarei tu, quindi, e oltre che ovviamente autobiografico, quindi c'è anche una parte autobiografica all'interno. E c'è la leggenda, perché poi a termine ho riportato la leggenda della fondazione della Repubblica di San Marino, che è un testo, diciamo, anche abbastanza, diciamo, antico, e l'ho riportato sempre in chiave, ovviamente adattato al testo, e l'ho riutilizzato. Ecco. Quindi veramente, come nasce però Simone come scrittore di libri? Cioè, per quale motivo hai deciso, insomma, di diventare uno scrittore, se ne posso permettere? L'altro che ho scritto, che è un saggio storico, quello è la mia tesi di laurea, e poi l'ho ripubblicato a distanza di anni. Questo l'ho scritto, diciamo, come proprio a tempo verso, divertimento personale, proprio perché ho la passione per San Marino, ci sono stato diverse volte, ho amici su a San Marino, oltretutto sono socio dell'associazione in Italia, insomma, dalla Germania, anzi porto i saluti dell'associazione, e questo l'ho scritto come una cosa, diciamo, mia personale. Infatti io dico sempre, può essere utilizzato sia come letto, sia come romanzo storico, ma anche può essere utilizzato come guida turistica. Non è una cosa che non c'era, perché non deve essere, però l'ho fatto una descrizione che poi è simile al percorso che fanno i turisti. Un giorno mi sono messo a vedere esattamente i turisti che percorso facevano, e ho riadattato il percorso e lo riportavo al libro. Quindi chi volesse lo può utilizzare anche come guida turistica, perché poi ripercorre i vari, cioè, i monumenti principali, le contrade antiche, quindi anche un secondo utilizzo, insomma, è comodo, va bene per tutte le occasioni, sì. Perfetto, quindi lo troveremo come voucher fra gli alberghi. Ma sì, no, ma io poi fermo in postello, male che ti vada, insomma, perché lo puoi vendere a loro. Lo stelle, sì. Ok, allora diciamo che già hai lasciato piccole risposte, tra virgolette, le prossime domande. Ma questa ancora non ci siamo arrivata, ma Cuor di Titano, come nasce? Nasce un po', tra virgolette, da lontano, perché comunque parliamo del 2008, per la prima volta che sono stato a San Marino, in estate, insomma, c'erano queste, loro fanno le giornate medievali tutti gli anni, quindi adesso anche a luglio ci saranno. Se andate nel sito, diciamo, della Segreteria di Stato al Turismo, che è visitsanmarino.com, trovate tutta l'agenda dei programmi per l'estate. E ci sono le giornate medievali, che è una rassegna, diciamo, di una rievocazione storica che viene fatta lì in centro storico, quindi vedete tutte queste capanne e persone, insomma, vestite con elmi, scudi e quant'altro, che fanno, insomma, queste esibizioni, sono dei piccoli villaggi, diciamo, medievali creati lì per i turisti, insomma, mi ha un po' colpito questa cosa. A Capodanno sono state altre occasioni, sono andato a San Marino, poi casualmente ho scoperto che per Roma c'era l'ambasciata. Siccome ovviamente dal punto di vista bibliografico a Roma non c'è niente, anche nel biblioteco comunale non hanno assolutamente niente di San Marino, insomma, a parte adesso il libro mio, ma... E quindi è stata una difficoltà, io ho contattato l'ambasciata, e l'ambasciata, insomma, ha fatto venire del materiale che utilizzano nelle scuole di San Marino, e ho preso lo studiato. Quindi diciamo che poi il libro fondamentalmente nasce da quella ricerca che ho fatto, che è durato un anno, insomma, e tra lo studio e la scrittura, ecco, è durato un anno esatto, e nasce così. Un po', diciamo, per gioco, perché l'ho visitata da turista,
poi nel frattempo ho creato anche una legami d'amicizia solo con quei ragazzi passati. Infatti questo qua per esempio era sempre una domanda in seguito, insomma, che sia lui che tu mi anticipate sempre le domande. Sempre, o rispondete prima o dopo, però comunque sempre. Ok, allora, per esempio io qui avevo scritto come domanda perché proprio San Marino, però già più o meno si è capito perché comunque è un posto dove tutti ci trovi abbastanza bene, dove hai anche amici, quindi immagino che hai deciso di dedicare questa sorta di, diciamo, omaggio alla città di San Marino per questo motivo, perché comunque poi ci saranno anche altri motivi. Ma guarda, il motivo fondamentalmente è che se tu vedi San Marino pensi di primo acchito che ha l'aspetto di un comunissimo borgo medievale, quanti tanti altri ce ne stanno giù. Poi ho scoperto questa cosa che non sapevo, che San Marino è la più antica repubblica del mondo, fondata nel 301 dopo Cristo, hanno 1716 anni di storia. Quindi la più antica, la più longeva repubblica del mondo, tra l'altro è il motivo per cui nel 2008 è entrata nel patrimonio UNESCO. Perché i siti UNESCO in Italia sono 151, e più ovviamente San Marino è pensiero ovviamente extra perché è uno stato indipendente. Ora, brevemente, i patrimoni UNESCO sono suddivisi per motivi ambientali, paesaggistici o per motivi storici. San Marino è considerato un sito misto, perché ha entrambi, cioè sia dal punto di vista paesaggistico che storico-culturale. Diventato patrimonio UNESCO in quanto è da tutti questi secoli ha continuamente esercitato il ruolo di città-stato in una comunità indipendente ed è l'unico esempio al mondo rimasto. E loro infatti hanno ancora gli statuti medievali del 1600, anzi adesso ho portato anche un, adesso lo faccio anche girare, un piccolo testo che non è in vendita ma è andato a San Marino, che è il testo della Costituzione della Repubblica di San Marino, che la Repubblica di San Marino è la Repubblica più antica del mondo ma una delle Costituzioni più giovani perché è del 1974. Perché prima si fondava esattamente sugli statuti medievali, quindi dal punto di vista giuridico invece è un po' più avanti, la Costituzione di San Marino è molto giovane. Ok, ma questa per esempio è una cosa che non sapevo, né del discorso di una fondazione così antica per la città, né di questa Costituzione così moderna. Un po' paradosso. E tant'è che quando ho portato apposta è che loro nei documenti ufficiali hanno la doppia datazione. Hanno l'anno 2017 e a fianco c'è 1716 DFR che è della Fondazione della Repubblica. Quindi loro utilizzano la doppia datazione. Doppia datazione. Ma queste per esempio sono piccole cose, però comunque sono interessanti per chi magari vuole conoscere meglio, proprio perché per l'appunto, come si dice, la piccola città-stato di San Marino, la cosiddetta Repubblica di San Marino, ha molti luoghi comuni. Sì. Cioè, perché tu vai a San Marino? Ah, vai a San Marino perché ci vendono le pistole, le armi in generale. Tu a San Marino ci vai per quello. Anche l'Assenzio. L'Assenzio e tutto, no? Infatti ci abbiamo molti presenti, tra l'altro molti miei amici ubriaconi che praticamente vanno sempre lì. Si sa che ci comprano scorte, che dica, che si compra, insomma. Però intanto se magari possiamo chiamare il nostro valletto Simone, facciamo il giro del testo così. Valletto, guarda qua, tu, dai, guadagna la pagnotta, tu. E dietro così, c'è. Nel frattempo ci facciamo vedere. Allora, in fondo c'è anche un foglio stampato proprio con un volantino in cui c'è la datazione ufficiale e tutto. Questo è il testo. Ok, quindi diciamo che c'è queste troppi luoghi comuni, ok? Quindi diciamo che, ecco, per quello che mi hai detto, da questa piccola cosa era un anticipo sulla quinta domanda. Sì. Ma oltre a questa, questa datazione della fondazione, si possono scoprire anche altre cose riguardanti San Marino, per togliere magari qualche luogo comune sempre solito, insomma, per questa città, che io, tra l'altro, anch'io ho visitato e devo dire la verità che è veramente molto carina. Ma sì, i luoghi comuni di San Marino sono stati tanti, insomma. Ma qui ecco, ad esempio, ecco, la San Marino comunque è anche uscita dalla blacklist, quindi che da un punto di vista finanziario, quindi anche quello è decaduto un po' come luogo comune. E, sai, ecco, come dicevi tu, sì, spesso io ho conosciuto anche persone che partono appositamente anche da Roma, perché magari
amano il software, anche perché sul software è abbastanza praticato, sono diversi negozi che vendono armi per accesso all'attività. Poi come, oltre ovviamente alle armi come le balestre, che lì sono molto utilizzate, tant'è che esiste l'operazione balestre San Marinese, che tutti gli anni il 3 settembre alla festa nazionale fanno il palio delle balestre grandi, che è un torneo, come potrebbe essere, non so, il palio di Siena piuttosto che insomma la giostra del Saracino d'Arezzo, insomma sono rievocazioni storiche, e loro utilizzano le balestre grandi, insomma nei negozi vendono questi gadget, oltre a altri tipi di armi, che ne so, spade, katane, insomma. Poi ovviamente gli alcolici, come diciamo prima. Beh, gli alcolici vanno sempre forte, a prescindere, insomma, qua. Ridi, Mirko, ride, Mirko, ride. No. Te è l'unico che fa finta di niente, che infatti lui era interessato all'argomento. Lui è lui è il divo delle fraschette, attenzione. Vabbè, comunque dai, tornando al libro, diciamo che io ho letto molte recensioni, come ti dicevo prima, recensioni positive e tutto quanto, e mi ha colpito in particolare la recensione di un ragazzo, no? Che dice che si è perso, insomma, non nel discorso, si è perso però in un mondo diverso, cioè, hai raccontato, ovviamente essendo una storia, un romanzo e tutto quanto, ovviamente è tutto molto più bello rispetto alla parte reale, però insomma non sempre un libro barra romanzo può essere sempre così appassionante e avvincente, e ha fatto un sacco di complimenti specialmente ai due personaggi. È una recensione, poi internet ovviamente non è mai sempre troppo affidabile, però comunque mi aveva colpito questa descrizione, che gli è piaciuto molto questo rapporto tra i due personaggi, e diciamo che senza spoilerarci un po' troppo, ci puoi dire qualche cosa in più in dettaglio riguardo a loro? No, no, ma anticipato, perché io dico sempre che fa la domanda che mi fanno sempre, ma vabbè, ma come finisce tra voi due? Perché poi sai, no, no. Resta un po' in sospeso. Facciamo perché diciamo che nella parte perché abbiamo detto come va a finire tra voi due, perché tu saresti il protagonista della sì, storia. Sì, io poi mi sono chiamato signoresse. Il signoresse. E lei è felicissima che è il personaggio leggendario della leggenda di Fondazione San Marino. Infatti io sono vestito normale, lei è vestita in costume storico. La scena è anche comica, perché il primo incontro nostro avviene alla fermata della Corriera, che insomma è il pullman che ti porta proprio in città, no? Quindi poi ambientato, quindi in settembre faceva anche caldo, quindi poi ho descritto sta scena un po' surreale, no? Di uno vestito come sto, più o meno come sto vestito adesso, con una vestita in abito da cerimonia, poi io che parlo romano e lei che parla sammarinese, quindi insomma è... poi diventiamo amici, diciamo, e... diciamo. E mentre andiamo su, lei fa un po' da guida turistica e mi racconta, essendo lei sammarinese, mi racconta la storia della sua, insomma, del suo paese, no? Tutte, visitiamo man mano le varie strade, i monumenti, ci fermiamo e lei mi racconta un po' la storia della Repubblica, no? Partendo insomma da eventi più antichi fino agli eventi più recenti, quindi,